permettetemi anche di ringraziare prima di tutto Giampiero Falzone, con lui tutto il PD di Calderara per questa bellissima ospitalità, il sindaco di questa meravigliosa comunità Irene Priolo. E un ringraziamento particolare lo voglio fare ad Andrea De Maria, intanto perché mi supporta e mi sopporta anche nelle attività che svolgiamo come associazione, e perché ieri insieme a Carlo Galli, a Stefano Cagliandro, a Gianni Cooper ha costruito un bellissimo momento di confronto sul futuro del paese della sinistra. E poi grazie naturalmente a Stefano Bonaccini e Paolo Calvano, su cui tornerò poi, sull'importanza della loro presenza qui oggi. Questa giornata, questa due giorni, era già importante per noi nel momento in cui l'abbiamo pensata qualche tempo fa, ma naturalmente lo è diventata ancora di più dopo il recente voto amministrativo. E è già stato detto, ma va ribadito, in Emilia Romagna avevamo già sentito suonare il campanello d'allarme dopo le ultime elezioni regionali, quando a soli 6 mesi dalle elezioni europee avevamo visto il PD perdere quasi 700.000 voti. Un segnale che certamente portava con sé la reazione di sfiducia verso la politica tutta dopo le indagini sui consiglieri regionali, ma che, come alcuni di noi cercarono di dire, aveva in seno anche una forte connotazione politica, perché veniva da una terra non incline al disimpegno, ma anzi esempio storico di impegno civico e di partecipazione. E ha sbagliato chi allora ha liquidato come problema secondario una stensione drammatica che ha portato a votare meno del 40% degli aventi diritto e che richiedeva una riflessione immediata e profonda sui motivi, le responsabilità della politica locale e nazionale, le scelte del governo e io dico anche dei vecchi gruppi dirigenti, perché qui abbiamo a mio parere pagato errori vecchi e nuovi, un deficit che c'è stato nel raccogliere le istanze sociali, un'esigenza forte di rinnovamento in una regione che è stata traino e foriera di politiche di riferimento per l'intero paese, ma che hanno subito una battuta d'arresto, forse anche per la presunzione di autosufficienza e l'eccesso di autoreferenzialità dei gruppi dirigenti e la mancanza di elaborazione politica. È per questo che voglio ringraziare davvero di cuore Stefano Bonaccini e Paolo Calvano, che sono stati con noi oggi, Paolo è ancora qui. Il primo perché fin dall'inizio non ha sottovalutato un dato elettorale che pure gli aveva consegnato una vittoria netta, mettendosi subito al lavoro per ricostruire un legame coi cittadini e i territori e facendo scelte lungimiranti che io credo dobbiamo sostenere con forza, come quella del patto per il lavoro, che finalmente metterà insieme le parti sociali dimostrando una grande volontà e capacità di apertura e la concretezza che serve per restituire dignità ai tanti che anche in questa regione vivono il dramma della disoccupazione e di una precarietà senza diritti, e per aver approvato un bilancio che ha scelto di mettere ai primi posti sanità e welfare, confermando i fondi per la non autosufficienza e scegliendo di fare ingenti investimenti sull'ambiente per fermare il dissesto idrogeologico. E il secondo, perché insieme a tutti noi si è reso protagonista di una scelta a mio parere matura e intelligente, quale quella di un congresso unitario, in cui a primarie fratricide o finti unanimismi si è scelta la via del confronto politico franco e aperto, che ha trovato in Paolo il segretario di tutti e che trova nel suo progetto politico per migliorare e innovare l'azione del PD regionale una forte attenzione alla ricostruzione di un radicamento nel territorio e nella società, con la consapevolezza che un partito, per essere tale, ha bisogno di regole chiare e serie, organizzazione, finanziamento, maggiore attenzione ai diritti e doveri dei propri iscritti e militanti, che ne sono il cuore pulsante e senza i quali l'intera macchina si ferma. La loro presenza qui oggi conforta e rafforza l'idea di un partito plurale ma unito, capace di far vivere le differenze che ci sono e non vanno negate, dando dignità e riconoscimento a chi non intende fare un partito nel partito, ma si sente, seppure in minoranza, parte fondamentale di quel partito e vuole dare un contributo propositivo e di merito. Credo quindi che si possa partire dall'esperienza emiliano-romagnola come nuovo modello di riferimento per contribuire all'apertura di un confronto anche all'interno del PD nazionale, che porti a scelte condivise e soprattutto a rendere concreta l'idea di un partito che sia anche una comunità. E poi avviare una riflessione a tutto campo sulle questioni che attengono la vita dei cittadini, il lavoro, lo stato sociale, il sostegno all'impresa, i diritti civili, perché occorre rispondere alla legittimazione della politica attraverso l'elaborazione di pensiero, di progetti, la capacità di investire nella costruzione, è stato detto e va rimarcato, di gruppi dirigenti rinnovati e competenti. Le ultime elezioni regionali hanno acuito la distanza tra politica e cittadini e questa distanza si è manifestata in due modi. Il primo è quello di aderire a movimenti populisti, estremisti, l'altro
quello di scegliere di non scegliere. Una crescita dell'astensione che colpisce soprattutto un mondo di sinistra che si sente sfiduciato ma che non ha rinunciato, non vuole rinunciare in modo permanente alla politica. Sbaglieremmo se liquidassimo l'analisi di questa tornata elettorale come una resa dei conti interna a noi, mentre occorre seriamente discutere di regole, di democrazia interna, di metodi di selezione e formazione delle classi dirigenti a tutti i livelli. E il voto delle regionali ci dice molto anche su questo, ci dice che le classi dirigenti dei livelli locali devono avere cultura di governo, radicamento, coraggio di innovare, rappresentare sobrietà, trasparenza, attaccamento alle istituzioni, devono essere identificate per i loro progetti e le loro competenze e non per la fedeltà a un capo. E guardate, non credo nemmeno che sia giusto addebitare unicamente al renzismo questa deriva, perché anche in passato abbiamo assistito a infelici processi di premiazione della fedeltà. Quell'autoreferenzialità di cui parlavo prima, che ha ostacolato la formazione e la crescita di una nuova generazione politica, e questo unito ad una forte carica di personalismo, investiture di leader che hanno pensato di incarnare in se stessi intere comunità politiche, ci ha portati fin qui a svuotare i partiti della loro funzione e generare sempre più frequenti conflitti politici e istituzionali. Noi dobbiamo sapere di avere maturato un deficit in questo senso e troppo spesso assistiamo a sfoghi di amministratori contro il governo nazionale e a schermaglie di campanile, ma questo non è il cambiamento, bensì una realtà da indagare come segno di debolezza e deve essere un'indagine collettiva e trasparente. E in un quadro del genere, certo, allontana gli elettori e crea un profondo malessere derubricare alla voce gufi e rancorosi coloro che esprimono opinioni di dissenso. Perché la politica ha senso se è ascolto e attenzione reciproca. Non è una pratica civile quella di esistere in funzione di un nemico o più nemici. In un partito è essenziale essere in tanti a far valere i pensieri dei tanti. Non darsi solidarietà, non provare dolore per chi se ne va, è il segno che mancano la responsabilità e il rispetto per il valore delle persone che compongono la nostra comunità. E al netto delle divergenze politiche, del fatto che non ne condivido le decisioni, quando personalità come Sergio Cofferati o Pippo Civati se ne vanno dal partito, un gruppo dirigente serio non fa spallucce, ma riflette sulle ragioni per cui questo accade, si interroga e come minimo cerca di impedirlo. Troppo spesso invece si ha l'impressione di una certa soddisfazione nel vedere i dissidenti abbandonare la nave, salvo poi accusarli di essere la causa di sconfitte elettorali. Ma se hai questa reazione, allora significa che sei consapevole del fatto che chi se ne va rappresenta anche una fetta sempre più consistente dei tuoi elettori che non si riconoscono più in te, e ignorarlo non serve a niente. A troppi di quegli abbandoni assistiamo ogni giorno. Si tratta di tanti di noi, alcuni forse sono anche qui oggi tra noi, che nel PD non si riconoscono più, che nei territori subiscono una gestione verticistica del partito, che vorrebbero vedere più sinistra in un governo, il nostro governo, che a volte pare remare dalla parte opposta. E allora, più che additare il colpevole di turno quando le cose vanno male, più che cercare voti in un campo che non è il nostro, pensando che tanto i nostri comunque arriveranno, occorrerebbe cambiare certe scelte, ma anche certi atteggiamenti. Rispettare chi scende in piazza a difendere i propri diritti di lavoratore, di insegnante, di studente. Rispettare chi nel partito e in Parlamento propone cambiamenti di rotta ed a volte fa scelte che comportano una sofferenza vera, come quella di non votare insieme al proprio gruppo. L'astensione alta di questo voto, la sconfitta senza appello in Veneto al di sotto delle aspettative, la vittoria risicata in Umbria, la perdita della Liguria con un elettorato di sinistra che probabilmente, almeno a mio parere, anche senza la candidatura di Pastorino avrebbe fatto mancare il suo apporto, sembrano dimostrare in modo chiaro che in quelle scelte c'erano delle ragioni reali e non la mera volontà di ostacolare il manovratore. Quando i parlamentari di sinistra Dem non hanno votato riforme importanti, come il Jobs Act o la legge elettorale, quando siamo scesi in piazza accanto ai lavoratori, quando di recente siamo stati al fianco del mondo della scuola che rifiuta scuole di serie A e di serie B, che chiede un rafforzamento e non un indebolimento dell'istruzione pubblica, che vive come una ferita l'impostazione quasi aziendale dei ruoli dirigenziali, io credo che noi siamo stati dalla parte giusta. L'errore è stato non ascoltare quelle voci, non incontrare quel malessere, non capirlo, anzi, tacciarlo di conservatorismo e ritorno al passato. Ma il passato è un'idea della politica in cui c'è un capo che ordina e una base che esegue. Il cambiamento, invece, è la costruzione di luoghi di confronto vero,
magari anche facendo a meno dello streaming, ma dove si possa discutere con pari dignità e poi certo decidere a maggioranza, ma senza imposizioni aprioristiche, senza forzature e soprattutto senza offese gratuite. Perché non siamo una ditta e non vogliamo nemmeno essere un semplice comitato elettorale al servizio di un candidato o di un segretario. Noi dobbiamo lavorare per tornare ad essere un partito. E credo che come Sinistra Dem abbiamo il dovere di continuare ad impegnarci su questi temi e di dotarci, aiutando anche il PD a farlo, di un progetto, di una solida base politico-culturale. La mancanza di cultura politica è una delle cause principali della debolezza di gruppi dirigenti che vivono e muoiono in funzione di un consenso mutevole o che diventano facile preda di fenomeni di corruzione che purtroppo interessano anche il nostro campo, come le cronache romane ci ricordano ogni giorno. E noi nella ricostruzione di un'idea di partito possiamo dare una grossa mano, soprattutto a partire da qui, lo rimarco, da questa regione, dicendo anche che prima del metodo che ti dai per scegliere un candidato deve venire l'idea che hai di società, l'obiettivo che ti poni, da che parte intendi stare, chi vuoi rappresentare e poi chiarendoci su che cosa significano le parole democrazia e partecipazione. Perché primarie aperte a tutti, senza regole e senza strumenti di controllo, non sono la risposta a questa domanda. E avviare un confronto sul partito non può prescindere dal mettere mano ad uno strumento a cui nessuno intende rinunciare, ma che va declinato in modo da non diventare un danno anziché essere un valore aggiunto che crei confronto e mobilitazione. Noi quei luoghi di confronto li vogliamo ricreare, siamo impegnati da mesi in questo come associazione, con i nostri limiti, ma al tempo stesso con una coerenza che credo vada rivendicata, cercando di restituire dignità ad una politica che sconta una sempre maggiore sovrapposizione tra ruolo del partito e ruolo delle istituzioni e viene a mancare di prospettiva, ad una politica che è sempre più accessibile e praticabile solo da chi se lo può permettere e dove il merito rischia di diventare una parola vuota. Lo facciamo e lo faremo però dentro al PD e per il PD, sapendo che dobbiamo guardare anche fuori di noi e restituire rappresentanza a un mondo che ad oggi non ne ha e aspetta dal PD uno scatto, una dimostrazione di attenzione. Il ruolo di Sinistra Dem non è quello di dividere, ma al contrario, quello di unire, a partire dall'unità di una sinistra frammentata, vittima di personalismi, calcoli correntizi, non sempre all'altezza, va detto, del compito arduo di cui invece dobbiamo farci carico. E anche Sinistra Dem Emilia Romagna lavorerà per questo, per costruire reti, fare sintesi tra storie ed esperienze che condividono la necessità di recuperare i valori di fondo che sono alla base di una sinistra rinnovata ma consapevole delle proprie radici, che non le rinnega ma nemmeno ne fa un mero fortino da difendere. Lavoreremo per confrontarci sui temi di fondo su cui si gioca la partita di governo del territorio regionale e nelle nostre province e dare un contributo leale, autonomo ma rispettoso del ruolo del partito. Aiutando per esempio quel processo di riorganizzazione degli enti locali che rappresenta una delle sfide principali del corso all'interno di cui ci troviamo e che in una regione troppo spesso vittima di campanilismi ed egoismi territoriali necessita delle esperienze e delle idee di tutti. Io vengo dalla Romagna, dove a causa di un eccesso di campanilismi rischiamo di scontare un ritardo rispetto al resto della regione e sento l'esigenza di un confronto aperto su come generare un equilibrio tra l'Emilia del polo bolognese, del distretto della meccanica, di quello biomedicale e un territorio che ha tante eccellenze come il mio ma una pericolosa incapacità di coordinamento e integrazione. Lo dico perché quando parliamo di riorganizzazione del sistema sanitario, di area vasta dei trasporti, del welfare, delle infrastrutture, di fusioni e unioni dei comuni, anche quando parliamo di questo stiamo parlando della vita dei nostri cittadini e del loro futuro e su questo noi intendiamo misurarci a tutti i livelli, stando al merito delle scelte politiche. Non sempre lo abbiamo fatto, come partito intendo, anche in passato, lasciando che la ricerca del consenso ci portasse frettolosamente verso riforme non sempre efficaci e giuste. È stato così per la riforma delle province, rischia di essere così per quanto riguarda la riforma costituzionale, un tema su cui a livello nazionale credo debba continuare una battaglia giusta per costruire e garantire un sistema di pesi e contrappesi che salvaguardi la tenuta della nostra democrazia. Tutto si può addebitare a noi, ma non di non avere sempre messo la politica davanti ad ogni velleità di corrente. Lo dobbiamo fare con la capacità di accogliere e sostenere le scelte positive del governo e di rilanciare quando necessario, mettendo al centro competenza e conoscenza senza posizioni precostituite. Lo dobbiamo fare soprattutto stando tra le persone, promuovendo incontri, lavorando a partire da noi alla formazione di una nuova classe dirigente,
in grado di raccogliere la sfida del cambiamento che non è e non deve essere proprietà intellettuale di qualcuno. Qui non c'è chi vuole riproporre il vecchio per rottamare il nuovo. La scelta di essere qui a Bologna non è casuale, proprio perché questa è la terra del riformismo vero, nato come frutto di uno straordinario confronto culturale e realizzatosi come qualità dei governi locali, lungimiranza delle scelte, di cui ancora oggi andiamo fieri. Ecco, questa scelta porta con sé la speranza e la passione di ripartire da questa terra per un lavoro comune che ci vede insieme a ricostruire quella fiducia spezzata fra politica, lavoratori, giovani, organizzazioni sociali e costruire una stagione in cui il rispetto, l'attenzione degli uni agli altri, le sfide, i successi e le sconfitte possano essere vissuti insieme come si addice ad un partito vero. Continuare a ricercare un nemico più nemici in casa è un esercizio asfittico che toglie forza e autorevolezza a tutti, in particolare a chi rappresenta ruoli istituzionali di primo piano a livello politico. Con Stefano e Paolo abbiamo già condiviso molto. Ora costruiamo un'agenda di lavoro che guardi allo sviluppo, all'innovazione di questa regione, a un partito capace di sostenere e sollecitare le sue istituzioni perché ha idee, perché mette donne e uomini al lavoro e non in copertina. Da qui, dall'Emilia Romagna, ne sono convinta, può nascere una nuova fase nazionale. Oggi tra noi ci sono persone che provengono anche da altre regioni, sono tante e le ringrazio insieme a tutti voi per il contributo che vorranno, vorrete dare a questa discussione. Credo che sarà importante anche per capire come organizzarci meglio, come mettere in rete le diverse esperienze che su tutto il territorio locale e nazionale stanno nascendo. In Emilia-Romagna stiamo cercando di costruire ovunque percorsi unitari ed inclusivi. Ci sono città in cui è nata Sinistra Dem, ce ne sono altre, penso a Modena con Antonia o a Ravenna con Ritrovarsi a Sinistra, in cui sono nati soggetti diversi, ma che hanno tutti lo stesso obiettivo: recuperare un legame spezzato con una parte di società che rischia di rimanere esclusa dal dibattito politico, restituire valore e dignità alle idee di una sinistra che vuole incidere nell'azione del PD e del governo, dare la possibilità a chi ha abbandonato il partito o rischia di farlo di avere un riferimento solido e credibile, perché la scelta di allontanarsi non diventi definitiva. Dobbiamo mettere tutte queste esperienze in rete, dotarci di un'organizzazione che ci consenta di rendere maggiormente incisivo il nostro lavoro. Oggi raccogliamo le iscrizioni a Sinistra Dem Emilia Romagna ed è un primo passo importante. Un secondo dovrà essere quello di una formalizzazione di un coordinamento rappresentativo di tutti i territori che ci consenta di avere tutti gli strumenti per costruire un'azione politica collettiva. Dobbiamo aiutarci e supportarci, uscire dai confini delle nostre federazioni, fare tesoro di tutte le esperienze e le competenze che si trovano tra noi e che hanno subito un ingiusto isolamento in anni in cui la politica si è preoccupata più di comunicazione che di contenuti. E però anche qui ricordiamoci che anche la comunicazione ci serve, perché puoi fare tanto e bene, ma se non riesci a far passare il tuo messaggio, tutto quello che fai rischia di non essere percepito e di risultare inutile. Anche su questo vi chiedo proposte, pareri, disponibilità ad essere coinvolti in un percorso che vorrei fosse di tutti e da cui nessuno si sentisse escluso, in alcun modo. Io credo, e lo voglio dire con forza, che siamo stati e siamo dalla parte giusta nella scelta non facile di voler condurre la nostra battaglia dentro al nostro partito, perché è qui, nel più grande partito del centro-sinistra, nel principale partito di governo, che quelle istanze possono trovare il modo di essere tradotte in politiche concrete. Altrove il rischio è quello di fare un'opera di mera testimonianza e la sinistra non merita di essere ridotta a questo. La sinistra deve guidare l'azione riformatrice, non subirla. La sinistra deve mantenere la schiena dritta e dire con chiarezza quali sono i principi sotto i quali non siamo disposti a scendere a mediazioni ulteriori. E su tutto questo dobbiamo fare e sostenere campagne che creino mobilitazione dal basso su questioni che non possono più aspettare. Penso per esempio al tema dei diritti civili, a mobilitarci dentro e fuori il Parlamento per dire ogni giorno a voce alta che la legge sull'omofobia e il riconoscimento delle coppie omosessuali non possono più aspettare. Basta con le promesse, basta con i cedimenti a visioni retrograde e conservatrici. La politica deve trovare la forza e il coraggio per mettersi al passo con una società che, come ci ha dimostrato anche il referendum irlandese, spesso è già molto più avanti di lei. C'è tanto su cui lavorare, c'è tanto di cui ragionare e lo faremo, perché la nostra presenza ha un senso e un valore proprio nel momento in cui dà voce a chi non ne ha, rappresenta chi non si sente più a casa nel partito, incide nelle scelte del governo. Possiamo e dobbiamo farlo, rimanendo saldamente qui, in questo che è il nostro partito, con la consapevolezza che la battaglia sarà lunga e difficile, senza cedere mai all'idea che in un partito puoi starci solo e se accetti la linea imposta dalla maggioranza, altrimenti è meglio se te ne vai.
A volte, lo so, è difficile voler bene a un partito che sentiamo troppo distante e diverso da noi. Ma guardiamoci intorno, guardiamo i meravigliosi volontari che hanno permesso la realizzazione di questa festa, a cui va tutta la mia gratitudine, all'attenzione che c'è intorno al nostro percorso, alla fiducia, alla speranza che incontriamo, anche grazie al grande lavoro fatto da Gianni, alla sua sensibilità politica e capacità di ascolto, ogni volta che andiamo ad incontrare la nostra base. Sono questi i momenti in cui mi convinco che siamo davvero sulla strada giusta, e su questa strada dobbiamo proseguire, mettendo in campo fino in fondo la nostra vera forza, la nostra passione e un amore incondizionato per la buona politica. Grazie e buona giornata.